anche la lattuga. Mia madre si rifiutava di mangiare la carne. Diceva che le piacevano solo le verdure e la frutta e che la carne e i grassi le davano fastidio solo a pensarci. Molti anni prima, quando tornavo da scuola, lei mi metteva sul piatto solennemente una bistecca ogni giorno e mi guardava mentre la mangiavo, con l'aria soddisfatta di una cagna che allatta i suoi cuccioli. Era il simbolo della sua vittoria sulle avversità del dopoguerra. «Mamma, perché non mangi la carne?» le chiesi un giorno quando fui cresciuto. «A suo tempo non mangiavo la carne per farla mangiare a te», mi disse, «e poi non l'ho più mangiata, per non distruggere le vite inferiori all'umana. Con il tempo non ho mangiato più nemmeno il pesce». «Ma mamma, anche la lattuga, la verdura è vita». «Sì, ma non è vita organizzata, come la carne ed il pesce. Il non mangiare queste vite è l'attrazione che la scintilla divina esercita verso di sé e la spinta verso l'assoluto». «Mamma, tu vai a finire sempre all'assoluto». «Sì, perché l'assoluto è il tutto, che comprende anche quello che mangiamo».